È una serata speciale questa e chiudiamo il teatro della meraviglia con qualcosa che per me è molto importante, sono in qualche modo anche emozionato per questo motivo. Ringrazio intanto anche il mondo accademico che qui è presente, in qualche modo penso che abbiate già capito di cosa sto parlando. E questa sera è un po' diversa dalle altre sere, consegneremo un premio. Consegneremo un premio per meriti scientifici e vedrete tutto questo insomma fra poco. Però prima di eh, di farlo, permettetemi una piccola divagazione. Nella scienza esistono due filoni fondamentali, c'è la ricerca di base e poi c'è la ricerca applicata. La ricerca di base diciamo, non va a fare un'attività una, un di ricerca per avere un utilizzo, uno scopo concreto immediato, è piuttosto interessata ad un discorso legato alla conoscenza e, e perché no anche alla gioia del sapere, alla gioia del conoscere. La ricerca applicata invece è molto più attenta a quelle che sono le nostre esigenze e, e quindi va a cercare di migliorare la condizione umana da un punto di vista tecnologico ma non solo, anche economico e così via. E in passato la ricerca di base è stata fondamentale, abbiamo eh, avuto del, degli scienziati che hanno scoperto delle cose che poi col tempo si sono rivelate veramente importanti. Eh, basti pensare ad Einstein, per esempio, con la sua teoria della relatività o i padri della meccanica quantistica che eh, hanno fatto ricerca di base senza ben sapere cosa sarebbe successo e oggi sappiamo però che più o meno tutto quello che noi utilizziamo da un punto di vista tecnologico, tutta la tecnologia avanzata che oggi noi utilizziamo, a cominciare dai satelliti, GPS, eh, tutti i semiconduttori che noi utilizziamo, ma anche più avanti, quando avremo a che fare con computer quantistici o addirittura con questa crittografia quantistica, insomma tutto questo mondo che oggi si, utilizziamo, che si sta presentando a noi, è il derivato di una ricerca di base importantissima, che però è stata fatta cento anni fa, un secolo fa. E potremmo dire che in qualche modo tutto quello che c'era da scoprire di veramente importante è già stato scoperto. La ricerca di base oggi è, è troppo avanti, non ha più senso. Ed è proprio per questo motivo che io questa sera eh, vorrei consegnare un premio per meriti scientifici, sì, ma per infami meriti scientifici. E questo premio verrà consegnato ad una persona che è qui in platea che non si aspetta certamente questa cosa, al professor Walter Moretti del Dipartimento di Matematica, eh? per la sua ricerca del tutto inutile, tempo perso, soldi dei contribuenti buttati via. Pensate che il professor Moretti, appoggio qui questo premio, che ci è stato fatto apposta da appunto, uno scienziato che fa ricerca applicata, è in un metallo speciale, forse molti di voi non sanno che lo stronzio è un metallo speciale, questo è fatto proprio di questo metallo. Questo eh, professor Moretti, pensate, che ha pubblicato molto recentemente un articolo su una nota rivista eh, scientifica, la Settimana Quantistica, dove eh, ha calcolato la probabilità che una gallina ha di fare uova cubiche utilizzando l'effetto tunnel quantistico. Allora dico io, che senso ha? È proprio tempo perso, sono appunto soldi dei contribuenti buttati via. Io infatti suggerisco al professor Moretti di investire la sua intelligenza, perché chiaramente almeno un pochino ce l'ha, anche in cose un po' più pratiche, no? come per esempio il ponte di Messina. Da quanto tempo si parla di questo ponte di Messina? Altro che uova cubiche, quello è veramente importante. Oppure a colmare il divario fra nord e sud nella produttività italiana. O ancora di più, eh, un impegno magari nella, nella questione dei cambiamenti climatici. Eh, C'è bisogno, bisogno di persone intelligenti che lavorino su questa cosa, e, e, e ci sono tanti altri temi e argomenti importantissimi che invece eh, richiedono. La, la, la presenza di persone come il professor Moretti invece di pensare alle uova cubiche. Pensate che il professor Moretti ha scoperto che la gallina media, la gallina padovana media, ecco anche qui, perché la gallina padovana? Con tutti i soldi che riceve dal, dal Trentino, va a fare una ricerca sulla gallina padovana. Forse avrà qualche connessione con l'Università di Padova, non lo so. Comunque, ha scoperto che la gallina padovana ha il 10 alla meno 36, la probabilità di 10 alla meno 36 di emettere un uovo cubico tramite l'effetto tunnel quantistico. Allora, io dico, ma chi se ne frega? Scusatemi, mi sto un po' inalberando. Allora, ecco per questo motivo. Io invito qui il professor Moretti perché venga a ritirare questo premio fatto di stronzio. Grazie. Grazie, eh? Eh, professor Moretti, stia... Sì, sì. stia attento, stia attento, non scivoli. Ecco, stia sulle sue uova cubiche, perché potrebbe farsi male. Vediamo se ha il coraggio di utilizzare certo questa sua venga. voce. Certo, no? voi certo, fisici, certo, matematici. Certo che ci eh. Sì, certo, questo obrobio se lo può tenere. Ma lei... Non ha idea di quanto ho faticato per ottenere quel risultato, ho lavorato sodo. Posso immaginare, eh, sì. <ride> sì, sì, sì. Guardi, potrebbe essere l'equivalente, ragionando alla buona, della quadratura del cerchio in quattro dimensioni. Sa di cosa parlo? No, in realtà, proprio non è eh, di certo, quadratura. Lei di scienza non sa niente. Lei, no? Non è vero, lei sa benissimo che io sono uno scienziato, eh, sì, certo, sì. sì, e su, dove pubblica. Io pubblico su Drizza Psicosciamanica. Drizza Psicosciamanica è <ride> una notevole... È, drizza rivista. che cosa? Drizza, no, guardi, non faccia intanto doppi sensi, poi si tenga pure questo stronzio. Allora, Ma guardi, lo stronzio se lo tenga lei... Troveremo una soluzione, Troveremo a una soluzione. Eh, sì. Drizza Psico sciamanica, sì? lei conosce molto bene. No. Lei, sì, certo, la conosce, lei crede che... che io non sappia che lei cosa? si firma con lo pseudonimo Geronimo su Drizza Psicosciamanica. Ah, eh? eh, lei sì. non perde occasione, infatti, sì. per commentare e criticare i miei articoli con questo... E, e faccio bene. Geronimo. Per Insomma, ecco, però, allora, che visto che è qui il professor mi, mi, mi spiega perché Geronimo, perché è una cosa che mi sfugge. Ma forse sai, ai tempi di Geronimo c'erano tanti bufali. Ho capito. Ci sono andati i bufali, quindi lui sparava le bufale, quindi lei, lei crede che i miei articoli siano delle bufale, quindi lei, come Geronimo, spara ai miei articoli che sono delle bufale. Ma intanto io penso che i bufali sparassero i bianchi, Geronimo al massimo sparava le cacche di bufalo. Mm, mi sfugge <ride> questa connessione. <ride> non, non, dovrebbe, non dovrebbe porsi questo problema lei, lei è solito scrivere cose che non capisce, qui non c'è molto da ragionare. È un po' offensivo. Eh? Ma dipende, sì, lei Invece sta rimando un pochino adesso scende giù, tutto spavale, ah, no, tutto no, offensivo, sono io sceso io ho deciso a difendermi con quello schifo lì che se, 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 beh, non mi faccia parlare, è meglio. In, in ogni caso, in ogni caso, io faccio molto bene a rispondere ai suoi articoli perché lei scrive delle grandissime sciocchezze su quella rivista. Tipo, lo sa benissimo, inutile che fa quella faccia la legge dell'attrazione quantistica. Ah, lei conosce la legge eh, cioè, dell'attrazione, anche detto do, il principio. Forse è il caso sì, che spieghiamo perché vedete la realtà: non è quella che noi vediamo, sì, è soltanto certo. perché per la meccanica quantistica la realtà è in uno stato indefinito, è soltanto, sì, diventa in uno stato definito sì. soltanto quando noi la osserviamo, eh, cioè sì, quando noi sì, desideriamo sì, sì, qualche sì, cosa. Sì, Esattamente. Che Prego. allora noi diciamo, infatti noi in meccanica no, quantistica sì, certo, diciamo sì. che eh, noi facciamo collassare sì. la funzione eh, d'onda sì, sì. e Perché lei questo? pensa di farla collassare dove vuole. Lei conosce un po' di meccanica quantistica, lo sa benissimo che quando fa collassare la funzione d'onda, questa collassa in maniera stocastica. Stocastica. No. stocastica. Questa è un altro parola stocastica. Sì, sì, per lei sì. stocastica. Vuol dire semplicemente Beh, cioè, che voi professori può... avete può... sempre questa terminologia stocastica, N non può farvi vedere dove eh? cadrà. Adesso io non so se la mente abbia un'azione diretta sulla realtà. Ma sicuramente con la meccanica quantistica non c'entra niente. Non è vero, non è vero, e qui lei si sbaglia perché sappiamo tutti, è proprio una nostra esperienza: è una nostra esperienza da quando siamo bambini. Sì. Che quando noi desideriamo qualche cosa ardentemente, con tutto il nostro cuore, quando noi veramente ci teniamo, ecco che quella cosa si avvera sempre più o meno. Lei, per esempio, sì. sicuramente è stato bambino anche lei. Sì, sì. Non sembra, ma anche lei avrà avuto sì, questo momento sì, certo, crisi. Sì, sì. Ecco, di allora, crisi. Ecco, allora sicuramente lei, sì. lei da bambino avrà avuto tre anni, non lo so, due mm -hmm. anni e mezzo, avrà desiderato una calcolatrice scientifica, giusto? Con tutto il suo cuore, perché io già la vedo, sì, mi sì, immagino. Papà, sì, mamma, sì. una calcolatrice, sì. e, e chissà perché le è arrivata quella calcolatrice. Giusto? Eh, sì o no? Non sì, è importante, giusto, non mi giusto, interessa. Giusto, Però, sì. se non l'ha desiderata abbastanza ardentemente, l'avrà ricevuta suo fratello, questa è calcolatrice, perché vuol dire che non la desiderava. Quindi lei non ha fatto collassare la funzione donda, sì. secondo me dire? lei non sa di cosa sta no, parlando, lei, lei, lei crede che il cervello è una macchina portentosa. Ah, sicuramente. No? Quindi sicuramente il cervello ce la fa a far collassare Quindi, una miserabile funzione donda. Ribadisco, lei non sa di cosa sta parlando. Non è vero, non è vero. Guardi lei è lei che invece parla così tanto, lei sarà anche professore, ma secondo me lei di meccanica quantistica non ci capisce niente. <ride> bon eh, mi permetta di ma dirle che la... lei di meccanica. E <ride> come spiega, per esempio, altre teorie così per fondamentali, esempio? come <ride> la telepatia? Sì. la telepatia la telepatia presente, sì, telepatia. presente? Sì. cioè scelga sceglie una carta io vedo sì. attraverso il suo pensiero che carta il sette di cuori sarà per lei un fante di picche o qualcosa sì. Sì. del genere sì, eh? la sì. tele... e come spiega ah, eh, come spiega i cucchiaini che si piegano col a pensiero sua, come sua. spiega lei giù casella va bene. va bene guardi senta io non le spiego in nessun modo queste cose. In ogni caso lei sta facendo una grandissima confusione tra scienza e pseudoscienza. Non è vero. È vero. No. Hai idea? Lei no. ha un'idea le... di cosa sia la scienza? Scusi, cosa lei sia è proprio razzista. No, io non sono lei razzista. Lei è razzista. <ride> In confronti della mia scienza lei è razzista. Va bene, qual è la sua idea di scienza e di pseudoscienza? Me lo spieghi. Se è vera è scienza, se è falsa è pseudoscienza fatto, ci vuole un professore universitario. Per cosa vuol dire vera? Vera? Sì, vero. E... Se succede, è vero? Sì, se succede, Se non succede, non, succede, non è vero. Va vera. bene, senta, allora io ho una gran voglia di andarmene, però non posso lasciare questa sfida a questo punto. A questo punto vorrei chiarire al pubblico di cosa stiamo parlando va bene, mi permette, mi dà un minuto per parlare, almeno dare il mio punto di vista guardi, realtà, su cos'è eh, scienza, cos'è eh, pseudoscienza in realtà sarebbe stata una grande festa lei doveva prendere questo eh, lo stronzio, premio sì. lo stronzio <ride> e, e poi andarsene fuori <ride> se, e dire, lì. se lo eh, che conservi eh, bene a capisco. casa nel gabinetto ah, sì. va bene, e si prenda pure un minuto capisco, capisco il suo ecco, stress guardi, mi, mi, mi lasci una vita eh, me, me lo lascio un minuto si, si, si tappi le orecchie, guardi se non vuole sentire Eh no, ascolto allora io, io vorrei dire la mia, no, non sono un epistemologo, sono uno che si mi scusi. Sono un, un epistemo... epistemologo. Epistemologo, stocastico. Sì. Stoca, epistemologo è un epistemologo stocastico. stocastico. Tutte e due insieme, eh, cosa, sì. mi scusi, eh, perché questa è da, la filosofia... dalla sua torre là sopra non si capisce cos'è l'epistemologo, è, è epistemologia una cosa che si, la si compra filosofia La filosofia della conoscenza. Ah. Va bene? O scienza da conoscenza, non lo so, no, io no, non faccio questo lavoro, sono un matematico okay. però, come tutte le persone che si occupano per lavoro di scienza, qualche idea, qualche problema se lo sono fatti, si sono dati delle risposte. Allora, se mi permette, io posso, potrei dire: vorrei spiegare la mia su cosa intendo io come distinguo scienza e pseudoscienza. Poi, poi possiamo anche tirarci quella roba in testa. Però mi lasci, pure, pure, mi lasci un attimo spiegare. Allora, secondo me ci sono almeno due punti di vista, uno è di carattere più filosofico e l'altro di carattere molto pratico. Se prendete in considerazione una teoria, una, un pensiero, un, un, sì, una serie di pensieri che io classificherei, poi è molto sfumata la cosa, come pseudoscienza, si ricade quasi sempre in, uno di questi, in almeno uno di questi due. Problemi, Il primo problema, ripeto di carattere epistemologico: le pseudoscienze non sono falsificabili. Falsificabili significa che la teoria deve prevedere un esperimento che in linea di principio potrebbe renderla falsa. Cioè, noi facciamo l'esperimento, la controlliamo e viene fuori che la teoria è sbagliata, d'accordo? Molte delle tradizioni pseudoscientifiche non hanno questo all'interno. Cioè, qualunque cosa succeda nella realtà può essere spiegato dalla teoria. Quindi capite che non c'è alcun modo di stabilire se è vera o falsa. Prevede qualunque cosa. Per esempio, lei stava dando un esempio prima, quando diceva che nella sua teoria della legge quella quantistica, non mi ricordo il nome, la legge di attrazione, attrazione quantistica, il principio, attrazi, il principio, il principio di attrazione attrazione del quantistica, collasso eh, è chiaro che se io non ricevo quello che voglio, eh. lei può sempre sostenere che io in realtà non lo volevo davvero. È ovvio, è, così. È, 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 è ovvio che è così. Comunque io non sto dicendo che la mente non possa agire sulla materia, io questo non lo so. Sto solo criticando il fatto che la meccanica quantistica in quel caso non c'entra niente. Va bene, comunque questo è il primo punto, la non falsificabilità. Il secondo punto invece è un punto molto pratico. Gran parte delle scienze... Ritenute tali, se le guardate nel loro sviluppo storico, un centinaio d'anni, diciamo, possiamo prendere la biologia, la fisica, la fisica è interessante perché quanto sto per dire si può controllare attraverso la tecnologia che produce. Bene, queste scienze producono un accumulo di conoscenza, da quando nascono fino al giorno d'oggi. Se prendiamo la fisica quantistica, è nata cento anni fa. Cento anni fa, con la fisica quantistica, con quella che all'epoca era la fisica quantistica, potevamo spiegare il funzionamento di una valvola termoionica, uno di quei cosi che c'erano nel radio dei nostri nonni e bisnonni, grandissimi, facevano un rumore, un odore cattivissimo. In un centinaio d'anni sono sparite quelle valvole e è aumentata la conoscenza basandosi sull'effetto fotoelettrico. Su sull altre cose siamo passati ai semiconduttori e abbiamo costruito una conoscenza estremamente più precisa ed è una tecnologia estremamente più avanzata. Siamo passati dalle valvole termoioniche ai circuiti, i microcircuiti che abbiamo dentro i cellulari. Questi funzionano, come ha detto lei prima, tra l'altro giustamente, per caso, funzionano con i semiconduttori, che sono un fenomeno quantistico. Se lei prende la telepatia che ha citato, ci sono degli studi, che risalgono al periodo tra le due guerre, se lei prende la telepatia, vede che le piccole evidenze di validità di qualche fenomeno telepatico, che c'erano allora, c'è una piccola evidenza, sono esattamente le stesse che si vedono oggi. Non c'è stato nessun accumulo di conoscenza. Certo. Questo significa che non possiamo classificare la, tele, la telepatia come una scienza. No, Magari però. tra cento anni lo sarà, eh? non lo metto in dubbio, eh, però al eh, mi... momento. Mi Al scusi, però la, ver la verità è che è la, la, la telepatia è una scienza provata. No, no la telepatia non è, non è, se lo tenga, non è per niente verificata e se lo fosse succederebbe come ci sarebbe un accumulo di conoscenza useremmo invece dei cellulari eh, delle cuffie so, però, però la pezzini. verità e questo dovrà dirlo infatti ha detto che c'è una piccola evidenza perché è piccola la percentuale molto piccola la percentuale delle persone sì, sì, so che, 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 che hanno questo incredibile potere sì, però, sì. però c'è Appunto. Eh, se, non si, immagini, si può immaginare benissimo: i militari avrebbero sfruttato questo piccolo, eh, i militari, ma i studi... militari hanno i droni che non neanche sai che esistono, hanno, hanno, loro sono pieni di segreti. Le pare che vengono a dire a noi che non siamo niente, che loro utilizzano la telepatia. Sì, È ovvio che utilizzano. la utilizzano. E se anche non fosse così, certamente c'è un, eh. un complotto mondiale sì. eh, per eh, tenere che... nascosta la telepatia, perché qualche super ricco questo 1% queste, di sicuro ci sta facendo i soldi. Ecco, ha dato un esempio di teoria di tipo 1, capisce? Perché se non c'è la telepatia vuol dire, cioè se non si vede c'è perché c'è il complotto, se si vede esiste, qualunque cosa lei dica la telepatia è una scienza. Quindi è caduta esattamente. Ho capito, va bene, va bene, non serve che <ride> insista. Quindi, sì, quindi lei, lei sta, mi sta dicendo sì. che la sua è scienza... La mia non è scienza perché non è falsificabile e perché non si può costruire conoscenza su di essa. Mi sembra poco. E... Cioè, è proprio miserabile. Stiamo, stiamo è, parlando è di qui. due cose diverse. Adesso siamo caduti in questa disputa eh. su cosa è scienza eh, a causa delle sue affermazioni sul principio di attrazione quantistica. Io qui invece vorrei difendere la mia posizione nella mia scienza, che è la fisica matematica. Vorrei spiegare al pubblico dato che mi, ha, mi vuol dare quell'oggetto infame allegato al premio: infame vorrei spiegare perché faccio quello che faccio e, e no, non perché è scienza, perché non è scienza. Deve darmi la possibilità, perché? quindi mi, mi dia ancora 5 minuti. Guardi, altrimenti non lo prendo. Magari poi alla fine lo prendo. Allora io, facciamo così: io glielo lascio la lemosina. Lei adesso sì. ha modo di provare, anzi, chiediamo al pubblico, chiede, chiede. chiediamo al pubblico. Avete voglia di sentire questi discorsi eh, così complicati a volte mi piacciono. No, la questione è perché io faccio quello che faccio eh, come scienziato, avete come avete voglia di sentire perché il professor ecco, questa Walter domanda, Moretti non fa non quello che ho capito, mi permette di spiegarlo? Eh, sì, oppure sì, sì, vuole sì. dire lei tutto? No, no, io permetto, io permetto, Prego. Eh. basta che si tiene qua. a fare. Un secondo. Avete voglia di sentire il professor Moretti ancora per 5 minuti? Perché se sì, alzate la mano, se no andiamo tutti via. Ecco, due o tre persone hanno alzato beh, la due, mano. Quindi. Per quelle due o tre persone ecco. spiegherò, lei si tappi pure, pure no, le orecchie. Ah, eh, allora, <ride> probabilmente la sorprenderò, ma le ragioni più profonde sono di carattere, potrei dire, estetico. Io mi occupo di fisica matematica, della struttura matematica delle teorie fisiche, perché provo un enorme piacere a fare questo, come può provare un pianista a suonare, o chiunque, uno che va al mare a prendere il sole. E vorrei anche spiegare, perché il piacere nello studio della matematica e della fisica è un'esperienza piuttosto comune. Ci sono delle idee che sono veramente brillanti, piacevoli da ascoltare e da da far girare propriamente per la loro semplicità e profondità simultaneamente ci sono volute delle persone veramente eccezionali per arrivare a questo tipo di idee lei vuole raccontarci di qualcuna di queste persone? se lei me lo permette sì potrei, eh, a questo potrei punto potrei... siamo qua eh, e ce, ce la racconti cosa sono questi geni eh? Beh, adesso io non ero preparato questa roba ci vorrebbe una lavagna eh, però qualche cosa si dura, riesce professore. Guardi, potrei raccontare un'idea, per esempio, un'idea molto elementare, mo, no, elementare no, è molto profonda in realtà, molto semplice apparentemente e sintetica. La definizione di corpo rigido che ha dato un matematico francese del 1800, Henri Poincaré, uno dei massimi matematici mai esistito, inventore della topologia. E un contemporaneo di Einstein, un po' più vecchio, ha costruito una versione alternativa della teoria della reattività Lei sa cos'è un corpo rigido? Un corpo rigido? Sì, e... eh, è eh, un'unica corpo... faccia. Sì? Rigido va bene, d'accordo? Sì. Lei di rigido alle sue meningi potrebbe sfondare il muro. Comunque, se, se ascolta un attimo, ma magari impara qualcosa. Eh? Allora, non lo guardo perché mi fa venire ribrezzo solo a guardarlo. Allora, adesso cercherò di spiegarvi in maniera elementare ma profonda, in qualche modo, qual è l'idea di questo matematico per definire la nozione di corpo rigido. Ho trovato questa definizione per caso su un libro di Einstein che parlava di altro, ma la riporta perché piaceva anche a lui. Ecco, mi sono imbattuto per caso. Non conosco poi in approfonditamente, a parte qualche teoria. Allora, adesso parlerò di forma di un corpo in senso molto semplice. Per me la forma di questo corpo è quello che vedo quando lo guardo dalla posizione in cui sono. Allora, prendiamo questo corpo che ho davanti. Vedo una, in questa posizione vedo una certa forma di questo corpo. Adesso posso cercare di agire sul corpo per cambiare la forma. Non è che posso fare molto. Posso fare poche cose, Beh, posso girare. Mettiamolo qua a questo punto, nella stessa posizione di prima. Io vedo che lui ha una forma diversa. Tuttavia, viene questo interessante fenomeno. Se io cambio la mia posizione rispetto a lui, rivedo la stessa forma che vedevo all'inizio. D'accordo? Quindi io agisco sul corpo e ne cambio la forma. Ma gli unici cambiamenti di forma che posso fare sul corpo sono tali che li posso annullare cambiando il mio punto di vista rispetto a lui. Se prendete invece per esempio un blocco di, eh, di Creta, immaginate che, fosse, che sia di Creta, e lo schiacciate, lo fate diventare una sfera, a questo punto io posso girare come voglio, cambiare la mia posizione eh, nei suoi confronti e continuerò a vedere una sfera, non vedrò più questa forma. La definizione di Puencare di corpo rigido è quella che ho detto. Un corpo rigido è un corpo che ammette deformazioni, solo deformazioni, che possono essere annullate cambiando il nostro punto di vista rispetto a lui. Secondo me questa è una definizione intanto bellissima che riguarda sia la fisica che la matematica. E adesso non posso entrare in questioni matematiche, ma c'è dentro molto che riguarda la struttura del gruppo delle isometrie dello spazio. Sì, sì, sì. Non le sembra bellissima? No, eh. Sì, è bella, ma a, co ah? a cosa serve? Eh, serve a eh, la gioconda a cosa serve? Vi rispondo un po' lei. Niente, neanche quella, no, apposta, È chiaro, sì. Eh. Cioè, lei non accetta il fatto che la bellezza è un valore intrinseco, come è, diceva Oscar Wilde, ma tante altre persone. In ogni caso, questo genere di impostazioni, di definizioni di questo tipo, ha portato invece quasi un secolo dopo, a una definizione simile, che adesso se mi permette la illustro, di particella elementare. Quindi passiamo dalla matematica alla fisica teorica, fisica matematica, dovuta a un grandissimo fisico-matematico ungherese, Eugene Wigner, che era naturalizzato americano. È il musicista. Sì, no? Wagner, Wagner. Wigner, Wagner, sì, lo so che per eh, lei è la, la stessa cosa. Sì, ha scritto anche la Valchiria, sì. La stessa persona. Perché <ride> sento una certa ironia nella sua voce, mi scusi. No, no, dimentichiamo tutto. No, Wigner non si chiamava Wagner, si chiamava ah. erano cugini, però. <ride> no, in ogni caso, lei sa cos'è una particella elementare elementare? Cosa significa un sistema fisico elementare per lei? Le faccio queste domande per spiegare che non sono nozioni facili. Richiedono una definizione. E... Che si impara all'elementare. Sì, le uniche scuole che hai fatto lei. Essere sì. una particella è elementare. È, proprio... è elementare. Eh sì. eh, guarda, secondo elementare. me c'entra qualcosa con la definizione di corpo rigido di prima. È eh sì, e, sì però l'ho detto varie volte. quindi <ride> Sì, c'entra, comunque è la zeccata. Questa, mettiamo eh, una vede. X. Eh, sì. eh, mettiamo una sì. X. La, la zeccata. È importante questa definizione perché è astratta anche questa un po' più complicata della precedente, adesso la illustro in maniera semplice, è alla base di tutta la teoria delle particelle elementari. Adesso io la illustro in termini estremamente semplici, non usando la meccanica quantistica, ma dando solo l'idea principale. L'idea è questa, quando avete un sistema fisico, questa è una premessa, un sistema fatto da particelle, diciamo così, da punti, potrete mettere un po' di di struttura, ma prendiamo il caso proprio semplice, prendiamo una pallina eh? che si muove. Quando parliamo di stato di questo sistema, al tempo, a un certo tempo, significa segnare la posizione di questa pallina nello spazio e la sua velocità in quell'istante. Questo è lo stato rispetto a me che sto osservando. In realtà ci sono molti altri attributi, lo spin, le elicità, altre cose. Non importa perché l'idea si spiega comunque. Va bene, e quindi lo stato per que in questo caso semplice è posizione e velocità. A questo punto eh, io posso prendere, riferendomi a questa pallina, scegliere uno stato di riferimento. A piacere, lo scelgo così: particella ferma nel centro delle mie coordinate, quindi velocità zero, ferma nell'origine dei miei tre assi cartesiani. Bene, qualunque, in qualunque situazione sia la particella invece al tempo t, posizione generica, velocità generica, io posso cambiare sistema di riferimento, mettermi in quiete con la particella, ruotare i miei assi e vederla nello stato che avevo scelto io, velocità zero, ferma nell'origine degli assi. Se riesco a fare questo, cioè riesco a riportare lo stato del sistema fisico in uno stato che ho scelto io cambiando sistema di riferimento, quindi non agendo sul sistema, ma agendo su di me, il sistema è definito come elementare. Le faccio un esempio di un sistema che non è elementare. Prendete due particelle di quelle elementari, come ho detto prima, e quindi lo stato è definito a posizione e velocità di ciascuna delle due ad ogni istante. Quindi, per esempio, la distanza reciproca tra le due particelle è una delle variabili che è associata allo stato. Se conosco stato, conosco anche questa distanza. Allora è chiaro che se la distanza tra le particelle a un certo istante è 2 metri, per quanto io cambi sistema di riferimento e mi metta a guardare a velocità diverse, tutta questa coppia di particelle, non vedrò mai la distanza tra le due particelle di un metro, mi rimarrà 2 metri. Se avevo scelto come stato di riferimento particelle a un metro, non ci arriverò mai cambiando solo il mio sistema di riferimento. Quello non è un sistema di corpi fisici elementari. Nella realtà non è tutto così semplice: gli oggetti di cui si parla sono quantistici, non sono palline. Ma l'idea è esattamente questa. Va bene? Allora guardi. E anche questa è molto semplice, certo, molto bella, è e ha avuto delle implicazioni enormi, questo tipo di ragionamento, nella fisica moderna. Però, però è esattamente lì che voglio arrivare. Sì. Cioè, i, i due geni, sì. Pancaré e Wagner, e Wagner sì. avranno anche detto delle cose intelligenti. Però mi sembra tutto così semplice. Lei in sì. tre secondi ce l'ha spiegato, ci volevano questi geni per Ci volevano, e a posteriori tutto è eh, banale. Ma lei vuole mettere invece una scienza come l'astrologia, l'astrologia invece per, per, ha bisogno di anni e anni sì. di formazione, per, bisogna quindi, interpretare... Questo è un passo indietro rispetto al nostro discorso, io, io non voglio entrare nella discussione sull'astrologia, dico solo una cosa, lei sa che esiste un'associazione italiana che si chiama CICAP fondata da Piero Angela che all'inizio di ogni anno stila un rapporto delle previsioni astrologiche degli esperti più accreditati e a fine anno le controlla. Si può immaginare quello che viene fuori, certo, è tutto nero su bianco. Perché ricotta. questi signori del CICAP, che peraltro è anche un nome abbastanza orribile se posso sì, dirla tutta, questi signori del CICAP è ovvio che vivono dentro la loro bolla. Certo, loro sì. hanno il confirmation mm. bias, fanno cherry picking eh, delle, sì. delle cose che vanno a verificare o meno, è mica sì. verificano tutto. Se vanno a chiedere ad un astrologo vero, a uno sì, scienziato, eh, avranno delle risposte ben diverse. Guardi, lasciamo perdere, è inutile discutere su questo. Vuole qualcosa di veramente notevole ma che certo, non è Ma Certo, siamo semplice. qua apposta, però insomma, non ci faccia perdere tempo con queste. Vabbè, banalità. Il teorema di Noether. Adesso, la, cerco di spiegare il teorema di Noether. Tennista, Noether. La tennista. Sì, la tennista, sì, sì. Quella... No, Noether era una matematica tedesca e del 1800, a cavallo tra 800 e eh, il 900, allieva di Hilbert. Stava a Göttingen, ma giocava no, non, gioca... no, no, non ne ho idea, non ne ho idea. Non ne ho idea. Che ha scoperto tra tante altre cose questo teorema di cruciale importanza. Lei non ha mai potuto esercitare come professore perché era una donna, malgrado fosse una lieva importantissima di Hilbert. Comunque ha ottenuto questo teorema. Quindi che... lei adesso ci spiega il teorema di Noether. Di cioè, è molto difficile spiegarlo entrando nei dettagli, ma posso cercare di far intuire, ma lo posso dire, che cosa collega? Collega due fatti che noi tutti conosciamo, uno perché l'abbiamo studiato a scuola e l'altro perché lo usiamo tutti i giorni, e dimostra che c'è una relazione, che non, non spiegherò, una relazione logica tra i due. E poi questo teorema ha un'importanza che va al di là di questa spiegazione, ma lo dirò alla fine. Va bene, i due fatti di cui parlo sono questi due. Il primo penso lo sappiate tutti, in natura esistono delle grandezze quantitative che si conservano. L'energia. L'energia, come la le intendono i fisici, è una grandezza che io misuro su un sistema fisico isolato, cioè che non interagisce con l'esterno ma che ha delle interazioni interne, che ha una sua evoluzione. Se misuro l'energia a un certo tempo, al tempo iniziale, e poi la misuro dopo un'ora, se il sistema è rimasto isolato, ha fatto quello che voleva, l'energia è la stessa, non è cambiata. Ce ne sono altre di queste grandezze, si chiamano costanti del moto, tecnicamente in fisica classica, per esempio l'impulso, il momento angolare, adesso non voglio entrare nei dettagli, l'energia è il nostro prototipo, questo è un fatto, ci sono grandezze che si conservano, rimangono costanti, qualunque sia l'evoluzione di, di un certo fissato sistema fisico isolato, questo è un fatto. Adesso c'è un altro fatto. Posso usare il tavolo? Certo. L'altro fatto è questo. Immaginate di prendere questo tavolo e di mettere su questo tavolo un qualunque sistema meccanico, in questo caso. Per esempio, per esempio delle palle da biliardo attaccate con delle molle. Un Questa è una situazione semplicissima. Immaginiamo che il tavolo sia molto grande per evitare che cadano giù. Bene, se adesso noi io prendo queste palle, le allontano, e magari da una certa velocità iniziale in qualche direzione, potete immaginare cosa succede. Queste cominciano a girare hanno una loro evoluzione che io posso, per esempio, filmare. Io faccio il filmato di quello che accade e segno che con queste condizioni iniziali ho avuto questa evoluzione. Va bene. Adesso prendo il tavolo e lo sposto qui. Oppure al piano di sopra, oppure sottoterra, lo ruoto come voglio, rimetto il sistema, rifaccio esattamente lo stesso esperimento. Stesse condizioni iniziali, filmo l'esperimento. A questo punto vengo da voi, vi faccio vedere due filmati e vi chiedo, ve ne faccio vedere uno, è questo o quello? È impossibile rispondere, perché quello che ottengo qui lo ottengo anche lì, a parità di condizioni iniziali, quello, se il sistema fisico è lo stesso, quello che succede qui succede anche lì. Ovvero, in casa, se avete il frigorifero che funziona in quella posizione, voi sapete benissimo che se lo spostate là continua a funzionare nello stesso modo. Questa è una proprietà di invarianza della dinamica di un sistema fisico. Ce ne sono tante di queste proprietà. Quella che ho appena spiegato si chiama invarianza sotto traslazioni e rotazioni, perché io ho spostato il mio sistema eseguendo una rotazione e una traslazione, però c'è un'altra un invarianza interessante. Io faccio questo esperimento oggi, lo filmo, poi lo rifaccio domani con le stesse condizioni iniziali, lo filmo di nuovo. Poi dopo domani vi faccio vedere uno dei due filmati e vi chiedo qual è? È quello dell'altro ieri o quello di ieri? Anche in questo caso non sapete rispondere, perché l'esperimento che faccio oggi con certe condizioni iniziali ottenendo una certa evoluzione... Eh, esattamente, produce la stessa evoluzione se lo facessi domani con le stesse condizioni iniziali. In questo senso si parla di invarianza sotto traslazioni spaziali e, eh, scusate, temporali ovviamente. Ma anche questo lo sappiamo, lo usiamo comunemente questo punto di vista. Quello che succede oggi, a meno di situazioni, se abbiamo un sistema isolato, eh, a meno di situazioni molto complicate succede anche domani. Eh io accendo la luce oggi, si accende anche domani, poi magari il sistema non è isolato e non succede. D'accordo? Quindi ci sono questi due fatti, sistemi fisici che hanno la cui dinamica delle proprietà di invarianza e grandezze che si conservano. Fino a Noether erano due fatti completamente distinti, non c'era nessun legame tra tutti e due. Bene, Noether scopre che sono adesso questa è una parola grossa, in qualche modo la stessa cosa. Cioè lei dimostra che tutte le volte che abbiamo un sistema dinamico che ha una certa invarianza sotto un gruppo di trasformazioni, per esempio traslazioni temporali, la dinamica di oggi è uguale a quella di domani a parità di condizioni iniziali, tutte le volte che c'è un'invarianza c'è anche una grandezza che si conserva, in quel caso l'energia. Quindi l'invarianza sotto traslazioni temporali in qualche modo è equivalente alla conservazione dell'energia, che smette di essere una legge e diventa un teorema. Ho dimenticato un'ultima proprietà di invarianza, la più interessante, ma importante, anche questa ha una costante del moto, ma non mi interessa adesso la costante, è solo l'invarianza. Se io faccio l'esperimento qui, palline con certe condizioni iniziali, certe velocità, lascio evolvere. E poi prendo questo tavolo e lo metto su un treno che si muove a velocità costante e faccio l'esperimento sul treno e filmo i due esperimenti, non posso notare nessuna differenza. Questa è un'ulteriore proprietà di invarianza, che è un'altra che produce una grandezza conservata. Va bene, questo è il contributo di Noether alla fisica matematica. Perché è importante al di là del legame, che è estremamente profondo? Perché quando. Sono avvenute le varie rivoluzioni nella fisica, si è passati dalla meccanica classica, quella di Newton, a quella lagrangiana, a quella miltoniana, a quella relativistica, a quella quantistica, a quella relativistica generale, la teoria dei campi quantistica, il teorema di Neutral è sopravvissuto a tutto. Cioè non ha sempre la stessa dimostrazione, ma dice sempre la stessa cosa. Questa è una lezione per noi, per la natura, questo legame, l'esistenza di in Invarianza della dinamica di grandezze conservate per la natura è esattamente la stessa cosa. Siamo noi che facciamo una fatica terribile a vedere questo legame, abbiamo bisogno di matematica sofisticata. Quindi non è un teorema, è qualcosa di molto più profondo. Ecco, questo è veramente un fatto notevolissimo. Pensi che viene usato nella negli acceleratori di particelle? Quando scoprono le cose più esotiche lo usano al contrario, scoprono una proprietà di invarianza, si chiedono qual è la grandezza conservata, è diventato ormai un oggetto di, di consumo eh, normale tra i fisici delle particelle. Quello di Netta. Posso dire la verità? Mi ha, sì. mi ha colpito questa cosa. Mi ha. Beh, ma, come, ma come funziona? Cioè, uno si sveglia la mattina e si sogna queste cose. Cioè, come funzionano queste persone? arrivano a scoprire. No, e, cose. e questo succede nei film, che uno si sveglia la mattina. Sì, si sveglia, Neuter, immagino lei si sia svegliata la mattina e ha, avuto, eh, ha messo l'ultimo punto e ha scritto il teorema. Ma non è così la scoperta scientifica, specialmente nelle scienze dure, forse anche in chimica e in biotecnologie. Sì, per lo studio del DNA è andata, più o meno così. La, la scoperta finale è, è, non è un fatto isolato, la possiamo paragonare alla punta di una piramide. Quindi c'è una piramide il cui vertice è la scoperta, la nuova teoria, il teorema di Noether, il DNA, non so qualcosa. Qualunque cosa di fondamentale che ha dato una svolta. Ma di cosa è fatta la piramide sotto? Questa piramide è essenzialmente fatta. Adesso mi, mi riferisco alla fisica, fisica teorica, da due tipi di mattoni. Allora, il primo è abbastanza intuibile: il primo tipo di mattoni sono matematica, strumenti matematici, matematica pura. Costruita da matematici, anche da fisici matematici, anche da fisici teorici, che non dovevano dimostrare niente, o comunque non dovevano arrivare alla cima della piramide, sono andati in tutte le direzioni possibili perché facevano la ricerca pura, non dovevano applicarla e hanno costruito un serbatoio enorme di idee, di strumenti che hanno costituito, diciamo, metà della base di questa piramide, senza di questa piramide. Non si va da nessuna parte, nemmeno nella scienza applicata. L'altra parte, gli altri mattoni, sono più interessanti di questi perché è meno intuibile. Gli altri mattoni sono costituiti nel caso della fisica da teorie morte. E, è pieno, la, la maggior parte delle teorie fisiche che riguardano il mondo sono, adesso dico una parola complicata, coerenti dal punto di vista matematico, ma sono false dal punto di vista della fisica hanno comunque un valore, per, perché sono approssimazioni, perché contengono del, dei tipi di ragionamenti e portano alla cima della piramide. Però mi, mi confonde questa cosa, sono coerenti ma sono false. Sì, e, sì no, non è banalissima. La questione è questa, quando parliamo di una teoria fisica specialmente, fisica teorica o fisica matematica, Fisica matematica è più appropriata in questo caso. Tanto teoria non significa il contrario della pratica, vale più la pratica che la grammatica, queste cose. No, teoria è un termine assettico, significa un insieme di proposizioni collegate logicamente con certi assiomi, dei teoremi, un po' la geometria euclidea che si faceva a scuola. Quella è una teoria, quindi è assettica da questo punto di vista. La teoria, per essere ben fatta deve essere coerente: cioè, io, indipendentemente dal fatto che le proprietà iniziali siano vere nel mondo fisico. vero o false non importa, non devo essere in grado di produrre una contraddizione. Cioè, io comincio a, a, pensate pensare ai teoremi della geometria di Euclide, io comincio a, a dedurre partendo da certi assiomi che non so se sono veri, e a un certo punto arriva a una contraddizione. Trovo una affermazione il suo contrario, a questo punto butto via tutto. Quando non succede, e dimostrarlo è difficile, la teoria è coerente, ma questo con la sua veridicità fisica non c'entra niente. Io posso avere una teoria bellissima, coerente, perfetta, che tuttavia fa delle predizioni che sono false, la maggior parte delle teorie sono così. Il mondo fisico delle teorie dell'Ottocento... Non è il mondo fisico, cioè il mondo fisico è sempre lo stesso, ma quello che pensavano fossero le teorie del 1800, non è, non è quello. Vi faccio un esempio per essere chiari: esiste una parte della fisica matematica che si chiama meccanica dei fluidi. La meccanica dei fluidi è una teoria bellissima dal punto di vista matematico che descrive come si comportano i fluidi, ma anche tutti i corpi che apparentemente sono continui, come questo. Come le pareti, nell'ingegneria, la meccanica dei fluidi, diventata meccanica di continuo e poi scienza delle costruzioni, è quella che si usa per costruire le case. Funziona con un'approssimazione eccellente, ci fidiamo che non ci venga tutto addosso. Ma si basa, quindi è coerente anche dal punto di vista matematico, è una teoria pulitissima, l'ho insegnata per un po' di anni. Il problema è che gli assiomi sono sbagliati fisicamente, partono dal presupposto che la materia sia infinitamente divisibile, sia continua. Sappiamo che non è vero, quando arriviamo alla scala molecolare cominciamo a apprezzare la granulosità della materia. Quindi gli assiomi sono sbagliati. La teoria da, sarebbe da buttare via, ma funziona molto bene come approssimazione e è dentro a dei ragionamenti che possono essere riciclati in altri contesti. Quindi voi fisici matematici inventate, pensate, sviluppate mondi matematici possibili che però poi non si verificano nella realtà? Sì, questa è la maggior parte dei casi. Quello che fa. Fanno i miei colleghi, me stesso, eh, è questo, costruire dei mondi matematici possibili. Quel S possibile è cruciale perché sono solo possibili. Che siano veri poi lo deve decidere l'esperimento. Sa, professor Moretti, che un po mi ha un po' emozionato. Eh, Finalmente. Eh, un po' sì. Non so cosa dirle. Posso dire ancora qualcosa io? Certo. L'ultima cosa. Una delle cose più difficili, adesso io ho parlato di cose tecniche, in termini elementari ma erano sempre tecniche, una delle cose più difficili è cercare di far capire alle persone che non si occupano delle mie materie le emozioni che provo. Perché benché le cause delle emozioni siano diverse, vedo un bel teorema, mi emoziono. Va bene, però quel tipo di emozioni si possono provare anche in altri contesti. E a me interessano diverse cose. e Ragionandoci penso di riuscire a trasmettere qualcosa, cioè a spiegare il tipo di emozioni, non perché, perché chi lo sa, non è che può mettersi un po' di musica. Vuole della musica. Sì. Che, che... perché, perché le, le ragioni le emozioni che provo nel fare matematica, fisica eh. sono vicine l'estetica è la stessa che c'è certo. per esempio eh, mi dica, mi dica, che musica vuole? per fare un'idea di buona matematica per me, sì. Mozart la marcia turca di Mozart la marcia turca, vediamo subito mi scusi, sì. vediamo se Giacomo Giacomo eh. tu riesci a le... ma sei, sei un genio eccola <ride> qui e eravate messi d'accordo, eh? e Mi avete letto il pensiero la telepatia. Ecco, sentite, questa è la marcia turca di Mozart, uno dei suoi pezzi più famosi. Io l'ascolterei per ore. Ecco, quello che posso dire è che quando faccio buona matematica o leggo matematica ancora di più fatta da altri e mi sorprendono le cose che leggo, ho delle sensazioni simili a quelle che provo io personalmente, non dico tutti, ascoltando questo tipo di musica. E allora, cerco di spiegare. E, e, la musica è abbastanza delicata, e tuttavia se cercate di smontarla non ci riuscite. E sembra... Uno può fare questo esercizio, prende un pezzo di Mozart e dice cosa si potrebbe cambiare. Sembra impossibile, sembra perfetta, non c'è più niente da fare, offre una certa resistenza. Essere... Sentite, adesso sta andando indietro. Ecco, questo tipo di resistenza nel, nel, nella struttura della musica di Mozart è la stessa che sento nella matematica. Matematica è un oggetto molto rigido ma molto leggero ed elegante, è essenziale, sembra che non si possa togliere niente e aggiungere niente. Ecco, questa è un'idea abbastanza precisa che sento qui, però posso anche dire che a un certo punto ha un difetto. Sì, è prevedibile. È prevedibile. Sì, dopo un po', pre... no, cioè non so, prevedere Mozart è difficile, però questa è la mia sensazione. E anche la matematica, dopo... non è che a noi però... Vabbè, sempre quella roba, no? E un, ci sono un, altri tipi di emozioni che riescono a far uscire da questo unpass. Eh. Non è che può mettere <ride> Bach un, le variazioni no. di Goldberg. De, quale? Quale? Ecco di Ma è un genio. E, e, e telepatia. Ecco, questo è Bach. È una delle variazioni. la seconda, la, la seconda sì. Variazione di Goldberg. Non so se sapete cosa sono, c'è un tema iniziale, il primo, e poi viene deformato una decina di volte da, da Bach. Allora, c'è un certo tipo di armonia e di, di sensazioni che io provo che sono simili a quelle della musica di Mozart, ma c'è una differenza. Se ascoltate in generale tutta la musica di Bach, non solo le variazioni Goldberg, qui raggiunge il massimo, quello che succede è che... Ascoltandolo un po' di volte si scopre che ci sono diverse voci dentro, diversi temi sovrapposti. E succede: ecco, qui ne è cominciato un altro. Succede che ad un certo punto uno di questi temi minori, che apparentemente è insignificante, prende il sopravvento e trasforma alla fine completamente tutta la melodia, e diventa un'altra cosa. Ecco, questo è quello che succede un po' in fisica. Quando uno si occupa di fisica, non di matematica, c'è un oggetto esterno che deve dire la sua ti costringe a prendere atto di qualcosa, che se non si vuole. Specialmente nelle rivoluzioni della fisica, c'è sempre qualcosa, un pezzettino che non torna. Beh, spesso è poco. Eh, ma questo comincia a mangiare tutto il resto e alla fine prende il sopravvento e costruisce una rivoluzione. Ecco, nella musica di Bach, per fare una traslazione, eh, questo è piuttosto evidente dal punto di vista delle emozioni. Sto parlando di emozioni. Eh. Eh, sentite, è incredibile almeno... va bene, grazie grazie Giacomo ecco, spero di essere riuscito a dare qualche a spiegare quali sono le emozioni perché il contenuto, il contenuto è difficile, bisogna aver studiato le emozioni no se si eh. riesce a fare una traduzione le emozioni che un matematico prova a fare il suo lavoro certo eh, guardi, sono colpito e... Posso stringerle la mano? Sì, basta che si tiene con la fame, sì. Infatti, la ringrazio. Guarda, mi, mi scuso, mi scuso con lei perché forse all'inizio ero un attimo un po' aggressivo. Sì. Eh. E, e le dico di più. Questo, questo premio, Scienza Infame 2022... <ride> lo ritiriamo, Bene. non lo daremo più a lei, lo daremo Bene. a qualcun altro. E a chi? Sono curioso? Sei curioso. Eh sì, eh. Lo annunciamo così, ma sì, ho pensato che possiamo darlo al professore Stefano Oss <ride> del dipartimento di fisica. <ride> Va bene, non ho sentito, no? No, è mio perché, collega. No, ma perché guardi, io... le spiego, so, eh, ormai è tempo che con questa terza missione, comunicazione della scienza, no, sta no, veramente voglio, perdendo tempo. Non voglio sapere tempo. niente, Stefano, non no, ci sono. no, è soltanto così, mi sono lasciato andare. Quindi dopo glielo consegniamo. Sì, glielo non consegno, non... consegno a lei. Eh? Glielo consegno io, molto volentieri. E... Bene, la ringrazio per essere stato qui con noi, Insomma, è stato molto apprezzabile insomma, quello che ci ha raccontato. Grazie, grazie. No. Ma... no. Va bene, grazie. Quando vuole può andare. Vado. Sì. Basta che tiene quello. Ma no, lo tengo, lo tengo. Ma mi è venuta voglia di chiederle. Non è che non è, la non, no, non è che ha voglia tepatia. di scrivere un articolo assieme a me. O perché possiamo mettere assieme i nostri cervelli e fare un qualcosa di meraviglioso? Eh? Potremmo, sì, Lo bene. pubblichiamo su Drizza Psicosciamanica. <ride> Mi dica lei su quale argomento? Io sono pronto, su tutti gli argomenti. Va bene, insomma, allora facciamo così: sì. possiamo farlo effettivamente, così non ci sarà nessun Geronimo a mettere eh, assieme. Per questo motivo, volte. Geronimo la battiamo. Ma che ne so, magari poi lo faccio lo stesso. Eh? Sì. E... Ah, Magari vinciamo cose, noi il premio Scienza Ci sono delle cose, 2023. delle cose interessanti, per esempio. Eh, mi dica, mi dica. Il premio Nobel per la fisica dell'anno scorso è Roger Penrose, che tra l'altro è un matematico. Certo. Ha una sua teoria quantistica sul cervello. Non è molto che accreditata. C'entra con la. No, non c'entra niente. C'entra con la decoerenza. Eh. No. Però ci sono delle cose. Non ci crede quasi nessuno. Eh. E però si potrebbe, si potrebbe provare a scrivere. Vuole che proviamo a scrivere qualcosa insieme su questo? Sì, questa. sì, si potrebbe. Dai, volentieri. Guardi, per celebrare, visto che è chiusura, poi sono stati <ride> con i gentili che avete seguito tutta questa piccola avventura. Io le metterei un po' di. però vorrei che fosse lei a scegliere la musica di chiusura no, dopo no, Mozart, lei dopo Bach, la no? Un Beethoven, uno Stravinsky, no? No, vuole qualcosa no, 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 io così? non volevo neanche. Non so come avete fatto a leggermi il pensiero Scegliamo ma... Scegliamo noi allora. Sì, sì, scelga lei. Scelga allora Giacomo lei. io ho preparato proprio per la chiusura una musica, se poi... Mamma mia. Mamma mia, sì, perché è un po' così. È un po' così. Eh, e io. mi fa venire in mente un sacco di cose. Adesso possiamo ragionare. Allora voglio chiedere, ma Roger Penrose è veramente sì. così intelligente così? Sì, Sì, sì. Venga, venga, perché sì. io mi sono chiesto. Ma, ma la è stato a una... okay. Poi i, tu, i tubuli, i tubuli sì. del cervello. Sì. <laughs>